Signore e signori, buongiorno. Location diversa oggi, siamo ospiti del Bar Mancin, appena sopra la piazza Sottegrava di Moena. Il tempo fa un po' le bizze. Stefano Ballerini, buongiorno, fai le bizze? Buongiorno, buongiorno caro, fa freschino, eh? Il cielo non è bruttissimo, c'è qualche nuvoletta di umido in giro e qualche nuvoletta bianca, però ancora non tendenti al grigio. Speriamo che regga, perché oggi ci sarebbe forse il meccino dei giornalisti contro una rappresentativa locale qui a Moena. Tutto da confermare. Tutto da confermare, come tutto da confermare ancora il mercato della Fiorentina. Qualcosa si sta muovendo e la voce più insistente parla di un centrocampista, Diego Demme. Conosci? No, assolutamente sconosciuto al sottoscritto. Allora, Diego Demme è un giocatore fisico con ottimi piedi. Ha giocato gli ultimi 5 campionati nel Lipsia. La squadra del Lipsia, sapete, si chiama RB Lipsia. In realtà sarebbe Red Bull Lipsia, ma siccome da tempi del Bayer Leverkusen non si può abbinare uno sponsor a una squadra, allora hanno fatto la traduzione, sarebbe palla che rotola Lipsia. Il Lipsia, sapete, è una squadra giovane, è una squadra che ben si comporta nel campionato della Bundesliga, anche quest'anno parteciperà alla Europa League. Questo Diego Demme, di padre agrigentino, ha dato il nome al figlio Diego in onore di Diego Armando Maradona. Posso fare una battuta? Non sì. Di Diego Della Valle. Meno male. Ed è un giocatore fisico, un giocatore importante, perché la Fiorentina al centrocampo dovrà essere rifatto tutto, Stefano. Beh, vediamo questo nuovo nome che è balzato agli onori delle cronache. Vedremo se la Fiorentina sarà rapida. Fiorentina che vorrebbe chiudere e pubblicare ufficialmente la cessione di Vertù alla Roma. Si pensava due sere fa che la cosa fosse andata definitivamente in porto. Ricordo le cifre che ballavano: 17 milioni più 2 di bonus per un totale di 19. La Fiorentina, nella semi-ufficialità, ovviamente ne vorrebbe perlomeno 20 tondi. La Roma punterebbe a risparmiarne uno. Pertanto ancora ieri non abbiamo trovato il titolo di rilancio della chiusura dell'affare. Speriamo arrivi oggi, perché la Fiorentina avrebbe, non dico la stretta necessità, ma sapendo e avendo la certezza di avere in tasca l'assegno circolare della Roma, potrebbe buttarsi anima e corpo verso i primi acquisti ufficiali. Rimaniamo in attesa di buone nuove. E ti dico chi è stato l'ambasciatore: se questa trattativa andrà in porto non ci arriveresti mai. È Comper, ti ricordi, è il centrale della Fiorentina, che è andato in Bundesliga, ha giocato anche nell'Ipsia, innamorato di Firenze e della Toscana. Beh, insomma, mi sembra abbastanza facile tutto ciò. E Diego Demme ha passato la prima parte delle sue vacanze proprio in Toscana, ospite di Comper. Chissà che non sia stato, come dice sempre Stefano, propedeutico alla causa per far arrivare il primo tassello di un centrocampo della Fiorentina, che ha tutte le ragioni per diventare una squadra protagonista del campionato. E allora io ti do una voce notturna che stamattina è stata riportata da alcune agenzie. La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Fernando Lloriente, attaccante spagnolo svincolatosi dal Tottenham. Sì. Dal Tottenham. Sky e qualche altro sito ben informato lo riportano come una delle trattative possibili di mercato che si possono innescare in queste ore. Sì, Fernando Lloriente è centravanti basco, che è già transitato in Italia, te lo ricorderai, alla Juventus. Assolutamente. È un giocatore anziano, io non capisco l'acquisto di Lloriente, devo essere onesto. No, acquisto, è una trattativa, la trattativa o il futuro acquisto di Lloriente, perché se dobbiamo trovare un centravanti e Simeone pronto a intervenire, o si punta su Simeone prima punta, Lloriente seconda punta, ci può anche stare. Lloriente è un giocatore svincolato che fa della forza fisica e del colpo di testa la sua arma migliore. Ha giocato pochissimo nel Tottenham, anche se di lui ricordiamo un gol importantissimo in Champions League. È un centravanti, ti ripeto Stefano, molto statico, è il classico centravanti boa, il quale, se ben rifornito dalle fasce, può fare ancora la differenza. Però stiamo parlando di un calciatore al termine della propria carriera. Assolutamente, assolutamente. Potrebbe essere, come dire, un terzo dell'attacco viola d'esperienza a disposizione
laddove ieri sentivo alcuni colleghi che ribadivano durante la conferenza stampa di Bicica a fronte dell'amichevole di ieri pomeriggio di cui parleremo tra qualche istante, che l'attuale trittico o perlomeno l'attuale i primi due posti del podio dell'attacco della Fiorentina sarebbero riservati a Simeone primo e Vlahovic confermato come secondo di Simeone all'interno dell'organico della Fiorentina, a meno che futuribili manovre di mercato non portino ad altre decisioni. Sì, in questo caso ci sta anche Llorente come terza punta, sarebbe assolutamente ottimo l'affare, anche perché ci sono delle partite, Stefano, e tu me lo insegni perché ne hai viste più di me, sulle partite che non si sbloccano si mette il centravanti Boa alto di testa, che può fare, come si usa dire, la spizzata, e tra i nostri tempi si diceva può fare assist, può fare da ponte, oppure può battere direttamente le reti. È un giocatore di esperienza, ha giocato in grandi squadre, Juventus e Tottenham lo testimoniano, ma anche il suo Atletico Bilbao. In questa funzione, Stefano, l'idea all'Oriente può andare anche bene. Sì, sono d'accordo con te. Vediamo gli sviluppi. Ovviamente Daniele Pradè e compagnia nella stanza dei bottoni viola aspettano appunto di veder transitare perlomeno la fotocopia dell'assegnino circolare da 20 milioni della Roma, per poi sapere come spartire questa prima tranche di incasso a fronte della primavera unica cessione, oltre quelli di alcuni giovanotti sistemati nelle ultime ore. Senti Stefano, ieri è stata anche la giornata della squadra B primavera contro un Bari che ancora è un cantiere aperto, 0-0, i ragazzi hanno retto, devo dire, molto bene, anzi si sono anche proposti. Chi ti è piaciuto di più tra i ragazzi di Bicica? Allora, io l'ho detto, ho fatto una domanda mirata a Emiliano Bicica ieri in conferenza stampa. A me è piaciuto tanto Marozzi, che pur essendo un ragazzo del 99 e con le nuove regole della primavera ci sarebbe da sapere se Bicica se lo volesse tenere per farlo giocare come eventuale unico fuori quota o averne diversi da poterne scegliere una partita. Lui mi ha risposto proprio in tal senso, ma mi è piaciuta tutta la squadra, perché nel primo tempo abbiamo messo sotto il Bari abbastanza in maniera ripetitiva, abbiamo solamente tremato un secondo per quell'autopalo con due deviazioni di Baroni che ha salvato e Ghidotti, abbiamo avuto due occasioni nitidissime, Gori nel primo tempo è spalluto nella ripresa, Gori anticipato con una ispirata mentre aveva appena effettuato il tentativo da centro area, spalluto invece che è stato liberato a destra e con lo specchio di porta spalancato, purtroppo il giovane attaccante viola non ha saputo far meglio che mettere sull'esterno della rete. Il Bari non è che abbia fatto tantissime cose, un calcio di punizione con una deviazione con i pugni di Ghidotti sulla traversa, un Ghidotti se vogliamo, ma è andare a cercare assolutamente il pelino nell'uovo, che con i piedi ieri ci ha fatto tremare un paio di volte, però ripeto, sono cose che possono accadere, non abbiamo rischiato mai niente in maniera eccezionale, per cui va bene così. Senti Stefano, io ho visto un Gori, ne ho parlato anche a suo nonno, guarda, ieri sera sono arrivati i suoi nonni che ci pregiano della loro amicizia, ho salutato la nonna, il nonno che è un vulcano, e ho detto ho visto Gabriele un po' ingrigito, e il suo nonno mi ha detto sì, anch'io lo vedo intristito. So che ha cambiato procuratore, no? Da Giocondo Martorelli a Pastorello. Per cui diamo tempo a Pastorello di far sistemare tutte le sue pedine, trovare la squadra giusta dove proporre Gori in prestito anche quest'anno. Fosse per me, si fosse la maniera di innescare, di rinnescare immediatamente il contatto con il commendator Spinelli, lo lascerei a Livorno, oppure, voglio dire, le altre due società, Pisa e magari per avvicinarlo a Firenze anche Casa Empoli, per averlo a 20 km volendo mandi un osservatore a vederlo, credo, durante gli allenamenti, durante le partite, credo, una di queste tre, per Gori non si scappa. Credo che con l'Empoli, Stefano, i rapporti, dopo che si erano un attimino sciolti il prestito di Drongoschi, Terracciano, con l'affare Bennassar, credo che l'asse con l'Empoli si sia un po' raffreddato, però tu mi insegni le regole del mercato, un giorno ci odiamo, il giorno dopo ci amiamo alla follia. Assolutamente, per cui comunque queste sono le eventuali tre ipotesi, perché per Gori serve un campionato di Serie B.
ma soprattutto se posso lanciare un sassolino nello stagno viola, professor Vergine cerca di accelerare la ricerca di una squadra che diventi il serbatoio viola da gemellare, dove mandare quanti più giocatori che sono fuori dai progetti delle squadre giovanili, magari tutti in blocco, magari vincere un campionato, far crescere i ragazzi e per poi poterli riesaminare l'anno prossimo con una certezza di fatto in più. Voglio dire, ancora ad oggi non ho visto la 60ª squadra che si sia proposta per il campionato di Serie C, la seconda squadra. La Fiorentina vorrebbe rilanciare il progetto che aveva avviato e ideato l'anno scorso e poi non portato a termine. In FIGC c'è ancora un posto, sono 59 le squadre iscritte. Se la FIGC ricevesse la 60ª si fregherebbe le mani, 3 gironi da 20 squadre e non se ne parla più, laddove la Juventus ha di nuovo confermato di partecipare al campionato delle seconde squadre in Serie C. Se la Fiorentina lo volesse fare, potrebbe determinare quasi, posso dire, una super squadra che possa lottare per giocare un campionato di Serie C da primissime posizioni. Questo va contro però l'idea dello sfoltimento della rosa da parte della società viola, perché chiaramente allestire una squadra under 23 o giustamente come sottolinei te di Serie C porterebbe a avere un'altra ventina di tesserati a libro paga. Sì, però potresti avere gli incassi delle partite, magari puoi far fronte con una piccola entrata per pagare gli stipendi. Non dico tu possa fare poggia buo fa piano, ma siamo lì, visto che il signor Commiso dice che non ha problemi monetari, il poter disputare un campionato che per la Fiorentina in questo caso, in quest'ottica, potrebbe rappresentare di tornare al vecchio campionato De Martino della seconda squadra della metà settimana, che era la primavera, potrebbe essere un'idea, a fronte poi del fatto, ricordo, che è stato già ideato e pianificato il nuovo campionato l'Under 18, per cui 15, 16, 17, 18, l'eventuale, tra virgolette, seconda squadra per la Serie C. E ho letto da un passaggio della FIGC che, non dico subito, ma nei prossimi biennio si vorrebbe pensare di ufficializzare anche il campionato Under 14, che però ha molte problematiche per gli impegni scolastici dei ragazzi che dovrebbero partire, avere il sabato mattina libero, il weekend assolutamente libero, una rivoluzione all'interno di questa nuova soglia di età che rende questo progetto, che pure è appetibile anche in previsione di andare a cominciare a formare i prossimi nuclei giovanili delle varie nazionali italiane. Vedremo se questa proposta poi avrà tempo di essere accettata e vagliata. Intanto aspettiamo di sapere quale sarà la rosa dell'Under 18 viola allenata da Alberto Aquilani e vedere quali eventuali altri acquisti o passaggi dalla primavera all'Under 18 e avere un qualcosa su cui poter aprire anche un altro fronte di dibattito. Io, tu sai, sono un fiero propugnatore dell'abolizione del campionato primavera. Sposerei il progetto delle seconde squadre. Il campionato Under 18 può essere un campionato assolutamente formativo e interessante, perché a livelli primavera Stefano non scopriamo certamente niente, e quindi avere le seconde squadre con la possibilità di far da serbatoio e anche di vedere dei prospetti che se no non vedremo, e giocare con la primavera è diverso che giocare nei professionisti, questo potrebbe essere veramente il progetto del futuro. Tornando alla partita di ieri, amichevolmente, visto che lo conosco, dovrò fare una tiratina d'orecchia a Mattia Fiorini, perché io credo parecchio in questo ragazzo. È un ragazzo che gioca sempre a testa alta, però deve capire che non gioca più negli Under 17, dove il pressing relativo trova dei vecchi marpioni, come ieri abbiamo visto Simeri, che da solo ha messo in ambasce la difesa della Fiorentina. Antenucci è arrivato da 4 giorni via Napoli, il giocatore ex PAD dalla Serie A alla Serie C, ma la forza di Luigi De Laurentiis, il figlio di Aurelio, fa sì che il Bari deve tentare per mille situazioni, Stefano, per la piazza, per il pubblico, per anche la storia del Bari, di tornare quantomeno in Serie B. Assolutamente, ieri c'era un larghissimo seguito di colleghi giornalisti di Bari, che a 50 km da qua in ritiro
in Veneto, in Trentino, più che il Veneto, in Trentino. Pertanto sono tutti assolutamente esaltati, vedremo quanti abbonati poi il Bari riuscirà a fare al San Nicola per questo ritorno in Serie C. L'allenatore Cornacchini ha detto: credo che questo Bari, quando avrà la rosa completa, riuscirà a fare la sua degnissima figura, daremo filo da torcere a tutti, non dico che vinceremo, ma sono sicuro che ce la giocheremo su tutti i campi fino in fondo. Glielo auguro, perché la Serie B e Bari hanno bisogno di tornare ad essere una delle società di riferimento del calcio dell'Italia del Sud, e la categoria giusta, non dico debba essere per forza la Serie A, ma il Bari in Serie C stonicchia ancora. Sì, anche perché poi si verrebbe a creare un conflitto di interessi, visto che la proprietà del Bari e del Napoli è la stessa, come della Salernitana e della Lazio è la stessa, si potrebbe creare un conflitto di interessi. Chi dice che, mettiamoci, sia un Napoli-Bari valevole per lo scudetto, per qualcosa di importante? Cioè, vorrei sapere con che spirito la seconda squadra di De Laurentiis va a giocare contro la prima squadra di De Laurentiis. Io credo che se si dovesse verificare nel biennio prossimo che il Bari, gli facciamo gli auguri, perché ricordo di essere stato un paio di volte al San Nicola e essere rimasto impressionato da questa cattedrale del calcio che piena, credo lo sia stato 3 o 4 volte nella sua storia da quando è stata costruita, mondiali italiani compresi. Io credo soltanto la finale terzo e quarto posto Italia-Inghilterra, poi un Bari-Inter quando esordì Cassano. Io credo piuttosto quando la Juventus vinse quello scudetto che poi gli fu revocato, sì, 2 o 3 volte, non ecco, di più. Va bene, dicevo... Ricordi i gol di quell'Inter, di quel Bari? Uno Cassano. E un altro? Non lo so. E Ninaia. Era un ragazzo di colore, il professor Caselli. No, era un ragazzo africano di colore di cui si diceva un gran bene, ragazzo di 19 anni, però purtroppo anche lui è volatizzato. Stefano, il passaggio, ecco perché te l'ho voluto ricordare, il passaggio Stefano dalla primavera alla prima squadra, dice l'ultimo scalino, sì, però l'ultimo scalino è più alto, perché quanti giocatori hai visto, Stefano, che in primavera avrebbero fatto fiamme e poi non hanno. Tanti, è un altro. Dipende anche poi come li vuoi seguire, che progetti costruisci, dove li mandi. Guarda, problema di casa nostra: quante decine di giovanotti abbiamo mandato dalla primavera in prestito qua e là, quanti ne sono rientrati fatti? Mai, pochi. Allora Stefano, è che la Fiorentina negli ultimi anni è stata una delle squadre che più di tutti ha portato giocatori. Vediamo Babacar, abbiamo visto Bernardeschi, abbiamo visto Chiesa, difficile su 100 ragazzi che giocano in primavera. Babacar, che mandammo a Modena all'età di 21 anni, da Novellino e vinse la classifica cannonieri, il più giovane goleador di quell'età in campionato di Serie B. E poi Bernardeschi, mandato a Crotone e tornato piacevolmente indietro. Chiesa no, che ha fatto tutto il settore giovanile, per cui è cresciuto tutto a Firenze. Vediamo, mi manca la memoria, dunque, non mi ricordo altro. No, ma non ce ne sono, perché anche le grandi primavere poi difficilmente portano tanti giocatori a giocare in prima squadra, soprattutto per quello scalone grande. A proposito di prospetti, Stefano, tu sai, io ultimamente ho una passione per i laterali destri e sinistri. Luca Ranieri ha impressionato, lo dice anche la Nazione, ne parla anche la Gazzetta stamattina, di questo ragazzo nella difesa a 3 si trova benissimo, un ragazzo tutta grinta, corsa, che nell'Under 20 ha realizzato anche un gol. A me piace moltissimo anche Federico Simonti, sì, un ragazzo di prospetto, come piace moltissimo, anche ieri ha fatto una bella partita, Edoardo Pierozzi, il gemello di Niccolò, che gioca laterale destro. La Fiorentina, poi vedremo se sono rose veramente fioriranno, Stefano, come la tua rubrica pianticelle. Le pianticelle per diventare alberi ci vuole tempo, però ultimamente la Fiorentina è una buona semente anche, eh? La Fiorentina sta proponendo degli ottimi prospetti, Stefano. Sì, cioè, ripeto, il valore della primavera negli ultimi anni di BG, che è salito tantissimo. Abbiamo vinto un'ultima Coppa Italia primavera, siamo andati parecchie volte in finale, dove abbiamo trovato purtroppo una corazzata Inter dell'allenatore Vecchi, che ci ha purtroppo precluso la strada
a ripetizione, ma rispetto a una decina di anni fa il valore delle squadre giovanili è assolutamente salito, sono stati trovati gli allenatori giusti, sono state trovate le location per gli allenamenti giusti, anche se sempre in seno alla Fiorentina ci sarebbe di costruire un centro polivalente giovanile dove far allenare tutte le squadre, dove Gio Barone vorrebbe avere anche gli uffici centrali per controllare tutto, chissà mai. Stendiamo un velo di ulteriore dubbio su questa ipotesi, augurando a Barone e compagnia di trovare il progetto giusto e la location giusta. Anche dal fatto che quest'anno Under 15 e Under 17 sono arrivate alle finali, pur purtroppo non passando il primo scalino con Roma e Napoli rispettivamente, però vuol dire che il comparto ha fatto ancora un passettino avanti e aspettiamo ovviamente un ulteriore miglioramento di tutto il gruppo. Mi piace sottolineare quello che hai detto, la scelta di ottimi allenatori, da Semplici, passando poi per Buso, passando per il nostro amico Federico Guidi. Cosa pensi di Emiliano Bigica? Oltre che essere allenatore valente, tecnico preparato, personaggio simpaticissimo, lo considero un amico della nostra redazione con il quale si possono sempre scambiare due chiacchiere anche al volo mentre ti passa davanti alla balaustra, ti indica, ti apre un sorriso, che vuol dire che il lavoro fatto bene dalla nostra redazione ha assortito anche il poter dire di annoverare tra i nostri amici con la A maiuscola anche Bigica. Lavoro fatto assolutamente bene, quando c'è da alzare la voce si alza la voce, quando durante una partita si dice oh va bene tu sei bellino, però a quel punto lì tu devi mettere il pallone in mezzo e puntare, se no non vale nulla, è se tutto no è solo fumo. Fumo. Per cui anche un allenatore che in partita sempre in movimento, mai seduto, riesce a stimolare i suoi ragazzi azione per azione, minuto per minuto, è un allenatore che dimostra di avere, posso dirlo, usare un termine, le palle per tenere sapientemente il gruppo assolutamente sotto controllo. E aumenta il rimpianto purtroppo, e questi sono i voleri della società, e a questo ti devo dire a me spiace parecchio, che non sia possibile scambiare due parole tra noi 20 minuti con un testuale, con Bigica, io credo sarebbe più che disponibile lui. Ma scherzo. Non è che lo impegneremo tutto il giorno, 20 minuti, due domande a testa e poi... Una cosa specifica, un'apertura, una piccola finestrina particolareggiata, ricordare anche i momenti, gli ultimi momenti belli, i passi salienti. La sua carriera. Il fatto che quando è arrivato gli ho inculcato i numeri delle già, statistiche del Viareggio, che la prima volta era titubante, non sapeva che cosa gli fosse... A Scandicci, gli potessi raccontare, dopodiché era diventato... un appuntamento fisso. Ringrazio anche tutti i colleghi giovani che mi riconoscono di avere il diario del Viareggio nella sua totalità, credo unico sì. Giornalista che ha dalla prima edizione all'ultima i numeri aggiornati, formazioni, statistiche e tutto quanto, da solleticare anche l'interesse e il divertimento dell'allenatore della Fiorentina. Li ringrazio tutti perché spesso e volentieri mi devolvono della prima domanda inerente appunto ai numeri delle varie partite della Fiorentina al Viareggio. Per cui grazie Bigica, grazie Emiliano, devo dire grazie al professor Vergine che nel riconoscermi una bella e buona professionalità ci ha dato il permesso quest'anno anche per farci conoscere maggiormente di poter fare le riprese dell'Under 15, 16, 17. Siamo stati gli unici autorizzati per fare le interviste ai vari allenatori, sono stati tutti contenti del fatto che ho deciso il martedì, appena sapevo che la Fiorentina mi inviava il report settimanale con tutti i risultati che arrivano solo alla nostra redazione, grazie ancora la creazione di questo format Giovani Pianticelle Viola Crescono, che credo di poter dire pacatamente all'interno della programmazione giornalistica televisiva radiofonica di Firenze sia l'unica apertura dove si può far conoscere i risultati, le classifiche, le immagini, i volti del settore giovanile viola. Senti Stefano, da una Fiorentina che sta nascendo, da un prospetto di primavera che abbiamo visto, a una Fiorentina che non c'è più ma dalle sue ceneri è nato il progetto All Food Enich Firenze, perché dal Fiorentina Basket il progetto non esiste più, è stato ceduto il titolo, però ieri è nato l'All Food Enich Firenze e devo dire
il massimo propugnatore di questa sinergia è stato proprio Stefano Ballerini, il nostro direttore, che lo propugnava ben sapendo anche lui che fra le due società non corresse buon sangue, però grazie a Borsetti, grazie a Piacenti, infatti i due si sono ringraziati a vicenda, questo tuo sogno, che poi era un sogno auspicabile, è inutile avere due squadre medie in Serie B, meglio averne una che può puntare alla 2, Stefano. Assolutamente, assolutamente, l'avevamo anticipato, era un sogno ricorrente, era una domanda che mi facevo da tempo, ma soprattutto alla fine del campionato scorso, dove abbiamo avuto la certezza che avremmo avuto comunque due squadre, la Fiorentina Basket, perché era rimasta, ahimè, ai noi in Serie B uscendo dai playoff, l'Enic Firenze che saliva dalla C in B. Mi domandavo come fosse possibile mantenere due squadre che non avrebbero avuto, lavorando ognun per conto suo, chance di riproporsi ai massimi livelli. Serviva assolutamente la possibilità di entrare in sinergia, di farle unire, di farle gemellare, di far nascere un unico gruppo del basket a Firenze. Ringrazio innanzitutto Luca Borsetti, con il quale mi sono sentito molto di più rispetto a Piacenti, ma non perché non l'abbia voluto sentire, perché Piacenti la domenica viene a Firenze, la domenica sera è di nuovo a Perugia, torna a Firenze la settimana dopo, per cui è difficile anche interloquire. Con Luca Borsetti si è riaperto un vecchio filone, ci eravamo un pochino lasciate e non frequentate negli ultimissimi anni. Io ho riaperto il filone da aver mandato in televisione le gesta della squadra femminile della Pallacanestro Firenze che gioca lì al Pala Coverciano, e purtroppo siamo usciti nella finalissima dei playoff non potendo approdare in A2, ma da lì poi ovviamente ho unito l'utile al dilettevole con l'Enic, che era ai playoff della C Gold, oltre a ricordarne e averne ricordato tutti i risultati nel Super Basket 196 ogni martedì in studio, quando si è trattato dell'entrata nella semifinale e finale mi sono dato disponibile, siamo andati a fare le cronache delle partite, salvo purtroppo la seconda gara di Agliana dove non ci fu data la connessione, dove era impossibile lavorare, però credo che un pizzichino di fortuna gliel'abbiamo portata anche noi, e sono stato ripagato nel mio ideale dal fatto che Borsetti e Piacenti alla fine si sono stretti la mano, è nato un progetto che vede ripartire quello che io avevo detto assolutamente per primo quando andai al Pala Enic a intervistare Del Re e Borsetti stesso, e a Del Re gli dissi: ma se le proponessero un binomio assolutamente di altissimo lignaggio tecnico per la prossima squadra, dove poter lavorare anche un primo anno come esperienza propedeutica con Andrea Nicolai, ti potrebbe interessare? Lui mi guardò quasi stupito e mi disse: io nella mia carriera non ho mai detto niente a no e nessuno, mi si fa e mi si presenta un progetto, ci si mette intorno a un tavolo, se ne discute e si guarda dove si può arrivare. Detto fatto, è stato fatto l'accordo. Nicolai, head coach, Marco Del Re, assistant coach, si riparte dal gruppo della Enic Firenze, che è quello più numeroso, con Poltroneri, che dopo l'esperienza in Serie C Gold per impegni di lavoro, non perché non lo volesse fare, la B, torna praticamente, viene riportato in Serie B, Passoni, Filippi, Marotta, Merlo, Goretti da parte Enic, da parte della ex Fiorentina Basket rimane Berti come nome tutelare, qualche nome della passata stagione a completamento del roster verrà valutato, si cerca un lungo e al 99,9% Cuccarolo verrà confermato, si cercano gli under perché sia Udom, che è andato in prestito, che Costi, che rimane a Roma, non potrebbero far parte di questo gruppo, a meno che non venga fatta da parte dei due presidenti e magari con il comune di Firenze, che si è detto entusiasta, tra l'assessore allo sport e il sindaco di Firenze che hanno benedetto l'accordo, non si metta a disposizione uno sponsor istituzionale che possa dare fuoco alle polveri e magari formare una super coppia di under, riportando a casa di nuovo Costi e Udom, dall'ipotesi che i due
si facciano le ossa lontano da Firenze, dove hai già visto uno che era un tuo, tra virgolette, protetto quest'anno, che spesso e volentieri ha dato gran sfoggio della sua immensa classe già ancora da giocatore under. E a proposito di under, oggi Stefano cominciano le finali scudetto under 17 della pallanuoto femminile alla Costoli, ci sarà anche la Rarinantes Florenzia, la quale debutterà proprio oggi alle 18.30 contro la squadra di Varese. Auguri alle ragazze di Sellaroli, alla sua ultima missione come allenatore della Rarinantes Florenzia. Abbiamo chiesto all'amico Gianluca Rosucci di mandarci tutte le informazioni, se possibile quanto più foto possibile, per svolgere al meglio il servizio sul sito www.firenzeviolasupersportlive.com. E ringrazio l'amico Cicale, che sicuramente sarà a bordo vasca e ci potrà essere da grande spalla e grande gancio per i servizi fotografici. Ti do qualche risultato, tornando a parlare anche dei campionati mondiali di nuoto, pallanuoto, tuffi e sincronizzato, perché allora questa notte nella 5 km mista squadre è arrivato un'ennesima medaglia, l'argento a squadre, in una gara vinta dalla Germania 53-58.7. se ti vuoi ti dico anche, per dovere giornalistico, Boy, Köhler, Meissner, Muffels. Seconda l'Italia, senti bene, 53-58.9, altra volatona sotto la piastra d'arrivo. A Cerenza la nostra Bruni, la pistoiese Gabrielleschi e Greg Paltrinieri. Terzo gli USA, sentimi bene, 53-59, in due secondi, primo, secondo e terzo posto, ci deve essere stata una calca straordinaria lì sotto, abbiamo toccato da secondi. Per la pallanuoto, terza vittoria al femminile, Italia-Cina 14-6, 5-1, 3-1, 4-2, 2-2, ti vado a trovare anche il tabellino delle ragazze azzurre, 3 gol della Pratese Tavani, 3 gol della Garibotti, 1 di Aiello e 2 della Bianconi dopo la cinquina segnata nell'altra gara, 2 di Emmolo, 1 di Chiappini e 2 di Viacava. L'Italia è qualificata per i quarti di finale, si attende di sapere con chi si gioca, lo sappiamo già da parte azzurra, perché l'Italia ha battuto, sia pur soffrendo più del lecito, il Giappone 9-7, 4 gol di Figlioli di cui 2 su rigore, Belotto, Figari, Bodegas, Icardi, Luongo. Ai quarti qui ci sarà già l'avversaria, che si chiama Germania. Stefano, parlavi giustamente degli arrivi, si stanno avendo in questi giorni arrivi al photo finish, non eravamo abituati per quanto riguarda il fondo, questo perché parecchi ragazzi che si cimentavano nelle medie e lunghe distanze, sto parlando di 800 e 1500 in piscina, si sono date, uno su tutti, Greg Paltrinieri, si sono dedicati al nuoto in equilibrio, e quindi c'è un livellamento ancora maggiore, ed ecco che quasi tutte le gare che tu giustamente sottolineavi e commentato sono arrivati al photo finish. Ti ricorderai, una volta arrivavano con qualche barca di differenza. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo toccati per secondo, il tabellino delle medaglie azzurre si amplia di un'altra medaglia. Ripeto, è una considerazione che questa disciplina da anni sta dando al nuoto azzurro medaglie, 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 titoli in assoluta quantità industriale. Bravi tutti, bravo il settore tecnico e bravi i vari ragazzi e ragazze che vengono impegnati gara dopo gara, manifestazione dopo manifestazione. Senti Stefano, stamani quando ci stavamo mettendo d'accordo sullo svolgimento della trasmissione hai citato Fognini, cosa è successo? Fognini è rimasto in campo pochissimo contro, credo, Travaglia. Sì, contro Stefano Travaglia. È stato costretto a uscire dal campo, ha perso il match, e avendo perso con Travaglia, quella considerazione che facevamo ieri ha subito un risvolto negativo. Se dal decimo era arrivato salendo al nono posto, riprecipita immediatamente al decimo posto. Siamo nella top ten, però questi cali di tensione di Super Fabio ci preoccupano, perché pensavamo che dopo aver toccato il massimo della sua carriera, i Master 1000 di Monte Carlo e tutti i buoni risultati che poi Fognini ha messo a segno,
potessero servirgli di crescere di testa e di concentrazione ancora un po', evidentemente i cali di tensione di Fabio rappresentano purtroppo il suo tallonaccio d'Achille e bisogna che la moglie Flavia Pennetta lo metta in seduta psicoanalitica a casa, gli faccia tenere in collo il piccolino. Col prossimo nascituro che sta per arrivare, Fognini troverà doppio impegno anche da papà e magari chissà che la doppia paternità non gli faccia bene. Per cui Fognini, per favore, mettiti in seduto, siediti su sulla seggiola, poi rialzati, fai tre volte il giro della seggiola, rimettiti a sedere, guardati allo specchio e vedi di ovviare a questi inopportuni cali di tensione. Io rimango alle parole di Rino Tommasi. Rino, ti piace Fognini? No. Vabbè, ora non si può dire che Fognini non ci piaccia, perché Tommasi mi piace più di Fognini, è un grande, uno dei più grandi intenditori di tennis. Fognini, a me, ti devo dire la sincera verità, non piace come approccio, come testa, come niente. Vabbè, ok. Sei rimasto traumatizzato da quello sfogo sul campo di Wimbledon che ti ha fatto fare una generalizzazione Fognini, completa. Fognini è un Balotelli, è un Cassano del tennis, un giocatore che ha preso il suo talento. L'uscita dal servizio di Fognini, i primi due o tre colpi, è dai primi tre giocatori del mondo. Fognini ha dimostrato di non avere la testa, di essere un maleducato in senso assoluto. Mi sono meravigliato quando Flavia Pennetta, una ragazza straordinaria, si è unita in matrimonio con lui. Auguro il meglio per i bambini e tutto quanto. Però Fognini, oggi ricordiamo Beppe Merlo, che ci ha lasciato, un grande del tennis italiano, due volte semifinalista a Roland Garros. Era un altro tennis, era un'altra situazione, è vero, però il comportamento in campo di un campione si vede prima nella testa e poi nei giochi. Ti ripeto, un grandissimo giornalista come Rino Tommasi, che ha seguito il tennis da sempre, campione universitario di tennis, ha sempre parlato di Fognini, sì, come di un talento, però in tutti gli sport, sia lattico, sia vuoto, può avere tutto il talento che vuoi. Te ne do altre due di notizie. Vai. Che sono le mie notizie. Allora, sono in pieno svolgimento a Nettuno e Diamanti vicini i campionati europei Under 15. Avevamo esordito in maniera positiva stracciando la Francia 19-8. Ieri sera purtroppo in un finale convulso i campioni in carica della Germania ci hanno battuto 8-6, ma abbiamo le carte preponderanti per poter pensare di risorgere da questa sconfitta risicata e poter concorrere a cercare la qualificazione alla fase finale. Ieri sera amichevole al Nino Cavalli di Parma, la nazionale italiana ha battuto il Parma Clima in amichevole per 6-4, era sotto, ci ha pensato il fuoricampo da tre punti di Celli che ha ribaltato e ha fatto vincere l'amichevole alla squadra nazionale azzurra. In A2 la Federbaseball ha disposto per mercoledì 24 luglio alle ore 20 il primo dei due recuperi per la Fiorentina Baseball Firenze Velo Supersport, che ospiterà per la gara 2 del lanciatore straniero il Sala Baganza. Ancora non sappiamo quando verrà disposto il secondo recupero, il terzo ritorno purtroppo in terra emiliana a Modena contro il Comcor, credo dopo la pausa estiva di agosto. Pertanto queste sono le notizie del baseball. Ricordo il 24 luglio a Grosseto, ricordando Andrea Malentacchi, c'è un'amichevole organizzata dal Jolly Rogers contro la nazionale dei probabili olimpici baseball. Vedremo se riuscirò a costruirmi la possibilità, che però purtroppo ho visto venire un pochino meno, perché mi hanno messo il 24 luglio il recupero della Fiorentina, laddove avevo ideato, sperato di poter fare un favore agli amici del baseball Grosseto andando allo Iannella a riprendere questa amichevole del Jolly Rogers contro la nazionale probabili olimpici. Vediamo se laggiù si dotano di una telecamera, Piton gli spiega come e cosa si deve fare per registrarci la partita e mandarcela, e poi magari noi potremmo, magari anche con un tavellino aggiornato, metterci la voce e mandarla in registrata. Queste sono le notizie di oggi. È passato il pulmino con Gori della Fiorentina. Stanno andando. Salutato? No. T'ha visto? No. Passando al campo. Il ritiro della Fiorentina a Montecatini da Viola Channel. Se vuoi andare sul sito me lo leggi, l'ultima notizia della mattinata. Vai, perché me l'ero anche segnato. Dunque, allora la Fiorentina informa che dal 31 luglio al 3 agosto
svolgerà un secondo piccolo periodo di preparazione in vista del campionato a Montecatini. La squadra viola durante il soggiorno si allenerà allo stadio comunale Daniele Mariotti ed il 3 agosto alle ore 21 allo stadio Armando Picchi di Livorno affronterà in amichevole la squadra Amaranto. Avverto che siamo già regolarmente accreditati e andremo a seguire anche questa amichevole dei viola contro il mio Livorno, che è una delle squadre ovviamente del mio cuore sportivo da giornalista di Firenze. A questo punto, Stefano, da veri sportivi di corsa, andiamo al campo per assistere all'allenamento mattutino della Fiorentina. Perché ce ne sarà solo uno, certo. Oggi pomeriggio di libertà, vedremo se ci ufficializzano il meccino di calcio sul campo sussidiario, la rappresentativa di noi giornalisti contro una rappresentativa locale capitanata da l'amico Calamai, perché purtroppo il settore tecnico della Fiorentina si è confermato, è stato dirottato verso un avvenimento che riguarda uno sponsor del ritiro viola qui di Moena, pertanto non ci potrà essere l'auspicato triangolarino, ci sarà solamente un match secco tra noi e una squadra di ragazzi qui di Moena. Allora, da Stefano Ballerini, Paolo Caselli, è tutto, buona mattinata, rimanete sul 196, verrete informati anche sul nostro sito www.firenzevialasupersportlive.com di tutte le notizie del mercato e di tutte le notizie che arrivano su tutti i fronti dello sport, anche dalle finali per l'Under 17 della Costa, e appena arrivano i risultati e le foto li vedrete assolutamente pubblicati. Grazie di essere rimasti con noi, grazie al Bar Mancin che ci ha ospitato questa mattina per una nuova location della nostra rassegna stampa da Moena. Buona giornata a tutti, viva il canale 196.